Ragazzi, benvenuti in questo backstage, in realtà è il primo backstage official, è triple intervista che sto facendo con i miei personaggi, perché normalmente faccio interviste singole, e siamo qui riguardo il film appunto Blu Cobalto, quindi Chuck, motore e azione! Tac! Per farvi conoscere, no? da voi pubblico, e in generale inventiamoci delle ipotetiche domande e poi diamo delle risposte a possibili commenti che ci saranno sotto praticamente, quindi facciamo una cosa un pochino forse particolare. Allora, sicuramente le domande, una delle tante domande che ci faranno sotto è appunto ma perché fate film che avete pochi soldi e siete poveri e la fai cazzo! Voglio dire, anche se si hanno strumenti che comunque non sono il massimo, o comunque non sono così tanti, alla fine, cioè, di mezzo c'è la passione di chi comunque come lei è regista, di chi comunque si vuole mettere nei panni di qualcuno. Secondo e divertire me, ovviamente. Divertire basta, perché poi questo si tratta alla fine. Sì, e poi soprattutto a parte quello che hanno detto già loro. Cioè siete noiosi, va, io, chi scrive così è noioso. Sì, chi scrive così è noioso e soprattutto anche non mi conoscete, voi realmente non sapete. Tranne i veri fan, cioè, qui c'è una laurea in scenografia. A parte una laurea, ma a ci sono Massimo soldi, Devoti. Tanti soldi ben spesi. Quello sfondo che vedete, non, ovviamente il lenzuolo, ma quello che c'è sotto è un'attrezzatura fatta apposta che mi è costata la bellezza di 50 euro l'anno scorso. 60 euro. 60? Sì. A piove. 60 euro l'anno scorso, poi ovviamente non vedete, ma sopra la reflex c'è un microfono grande quanto una casa, questo stesso che mi è costato un'altra quarantina di euro, quindi attrezzature, cavalletti, cose, poi ho comprato anche il faretto appositamente per creare la luce. Ok, un'altra domanda, quando inizierò a fare il film avrò già il mio grande spallaccio, che comunque ho deciso di comprarlo, ragazzi, di comprarlo perché è un'attrezzatura capace di fare determinate inquadrature e se lì spenderò altri 40 euro, quindi in realtà non è vero che non è totalmente a basso costo, perché se noi calcoliamo questi soldi che io sto spendendo in 5 anni vado a comprare la macchina, però sono cose che io faccio perché comunque ho la passione e mi tengo da parte dei soldi per queste cose così. Via la seconda domanda. Secondo me scriveranno anche... Io non si capisce quando... la trama. Ecco, bravo, questo qua, ecco, vediamo questo. Questo non lo capite. Ma voi dovete immaginare. Mentre vedete dovete immaginare. Sì, ma non è che non lo capite secondo me, perché voi... Allora è vero, io faccio trame abbastanza contorte, ma c'è anche da dire che ci sono tanti film hollywoodiani con questo genere un po' così. Chi ha visto Jurassic Park 2 all'inizio non ci capisce tanto bene. Comunque... Ma anche i film di Kubrick, di Hitchcock, quelli più famosi sono tutti contorti, ragazzi. Ma comunque poi bisogna dare un'interpretazione secondo me personale, ognuno fa la sua interpretazione e tira le somme, insomma, sì, cerchiamo anche di essere un po' più scaltri, un po' più furbi, poi popolo. Ah, e questo. Poi anche cosa diceva John Keats, riguardando la poesia in generale, l'arte, dice l'arte non è un qualcosa che comunque deve essere per forza spiegata, tutti hanno sta fissazione che quando uno fa un quadro, scrive una poesia, faccio un film, per forza ci deve trovare il grande significato della vita, molto spesso sono cose talmente semplici che siete più voi a fare le cose mentali che poi in realtà in sé cos'altro potranno scrivere. E comunque l'arte non è mai perfezione, ma è imperfezione. Ah, e l'arte è quello che vedete. E soprattutto non c'è mai un'arte universale. E soprattutto l'artista fa le cose perché è molto egocentrico, cioè io faccio la cosa per me stessa. Cioè poi alla fine se fa successo bene, se no niente. Comunque ragazzi, altri commenti. E ci sono sicuramente sotto il film, sarà fatto tipo... nonostante il microfono che hai comprato non si sente l'audio, ecco. Non si sente l'audio sicuramente, ecco, si sente l'audio. E io vi risponderò che ovviamente questo è un microfono giusto, ma diciamo base, che si sente già abbastanza forte per quanto soldi consumo. Ho speso, poi anche non è che tu vi dovete fissare che le grandi attrezzature sono che ci devi spendere 1000 euro, molto spesso. Grazie. Costano le cose poco, però non vuol dire che fanno schifo, capite?
No, guarda, io sono qui, è piaciuto alla maggior parte. Non dobbiamo essere troppo negativi. Il consiglio di credere che ne dieno sulla sedia, perché è un gol solo lui. Che ne dieno sulla sedia, sì, l'ho fatto praticamente 2 anni fa. Ma quasi. Qui dicono sia il secondo Walter Mitty. Il secondo Forrest Gump. Ma, diciamo che ne dieno sulla sedia è stato un po' un mio figlio. Cioè, quel film l'ho partorito, perché è una cosa che è venuta da dentro. Un brevetto. Rispetto agli altri film. Questo è un altro film che... ci dovete capire tante cose, cioè dovete analizzarlo. No, ma vedete, allora penso che poi come argomenti verranno da soli. Sì, questo è vero. Insomma, un saluto? Sì, comunque quello che vi dico io in conclusione è di non giudicare mai dalle apparenze, cercare di guardare tutti i significati della gente che ci lavora, perché comunque anche i video normali che faccio, dietro ogni video ci sono io reale come persona, come tanti altri, e quindi commentare in maniera senza senso, tanto per lasciare un commento, tanto vale che non scrivete niente. Approfisco di più il dislike, che è un commento inutile. Quindi ragazzuoli, vi invito a commentare sensato, perché io le critiche le accetto purché siano costruttive ma non distruttive. Potete dire la qualsiasi cosa, mi potete anche insultare, però in modo gentile, perché si può dire tutto con la gentilezza, secondo me. Quindi, se iscrivetevi ovviamente al canale, se volete anche il suo, vi lascio sotto nell'info box in descrizione, vi lascio i vari social di Lore e di Instagram se li volete seguire. No, no, ovviamente no, seguiteci, seguitemi anche a me su Instagram, ovviamente continuate a guardarmi a prescindere dai film, e niente, vi aspetto ai prossimi video. Questo video però comunque uscirà dopo il film, così facciamo un po' quello che accadrà, ok? E quindi io vi auguro comunque sempre di essere gentili, di amare tanto e non fare niente che non farei. Ciao, porticelli! Ciao, un bacione del cuore, ci vediamo alla prossima. Grazie. Alla fatti cazzito, De Santis.